La riapertura della materna di Vo' Euganeo, il paese in cui si registrò il primo morto per Covid italiano, può davvero costituire un segno di speranza. Qui e in altre località della penisola, scuole di diverso ordine e grado hanno cominciato a riaprire i battenti, come nella provincia di Bolzano, dove tutte le parti coinvolte hanno dimostrato attenzione rispettando le procedure. Sono andate bene sia sui trasporti, dove non sono stati assembramenti, sono andate molto bene all'interno degli istituti scolastici, dove i ragazzi sapevano, conoscevano bene le regole, hanno seguito i percorsi tracciati proprio per non incontrarsi. I timori sono i diversi scenari che si potranno prospettare in corso d'opera. E le gioie è rivedere finalmente i nostri alunni, il sorriso dei nostri alunni in classe assieme a noi. A Milano hanno riaperto asili nido e scuole dell'infanzia nell'osservanza dei protocolli anti-Covid. Un approccio nuovo ma rassicurante, come testimoniano i genitori. Non si possono accompagnare i bambini proprio dentro, quindi li vengono a prendere le maestre, sono tutti con mascherina, quindi sicuramente tante differenze, però molta professionalità e questo ci dà sicurezza come genitori. Ma non tutti i genitori sono sereni, ad esempio a Torino. Qui, come in tante realtà d'Italia, ci sono istituti con carenze croniche in organico di personale docente e non docente, con ripercussioni quest'anno più problematiche che mai, come ad esempio accade in una scuola primaria. Molte saranno le aule divise, le classi divise, e a questo punto ancora non si ha nessuna certezza di quanti insegnanti arriveranno. Il dirigente scolastico quindi non ha la certezza di poter garantire il tempo pieno a tutti i bambini. Questo è solo l'inizio. Da lunedì prossimo tornerà in classe il grosso delle regioni, ma aumenta il gruppo di quelle che hanno deciso di ritardare la riapertura. Oggi si è aggiunta la Campania, che riporterà gli studenti a scuola il 24 settembre.